Ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, io sono Magnus. Ultimamente avete notato che non riesco a trovare un'affinità con un gioco, ne sto provando alcuni, nuovi non ne stanno uscendo e quindi naturalmente vediamo quelli che ci siamo persi. Oggi siamo qui su Two Point Hospital, un gioco manageriale che ci dà la possibilità di poter gestire un ospedale in privato, curando pazienti, un po' particolare, uscito nel 2018, a breve, credo per l'anno nuovo, febbraio se non ricordo male, dovrebbe uscire anche per console. Per cui siamo in schermata iniziale, tra l'altro poi mi hanno intrigato più che altro questi nuovi DLC che sono usciti, nuove espansioni. Abbiamo quella del Bigfoot, accetta una richiesta da parte della fondazione Bigfoot e visita le montagne puntute. Poi c'è questa qua, isola, poi c'era anche questa, incontri ravvicinati. Non lo so, mi incuriosava. Comincia nuova partita, certo, perché non sappiamo male come ci comportiamo. At Two Point Hospital, over 52% of our patients believe they leave healthier than when they arrived. Our precisely calibrated equipment is operated by compassionate healthcare practitioners, many of whom have even been to medical school or watched ER. If you suffer from turtle head, let us ease your worries and noggin gently out of your body. Chest infection is no laughing matter. Put your trust and oversized shoes in our capable hands. We're building a brighter, safer future, and hardly anything will stand in our way. You deserve the best. So join us at Two Point Hospital. We're open for new staff, new patients, and a new you. Can I go play golf yet? I'm teeing off at 3. Quindi è un po' girato al genere, un po' comico secondo me, quindi dovrebbe essere abbastanza divertente, però allo stesso tempo non semplice. Allora, benvenuto nella contea di Two Point, sono Albert Cranks, è stato il tuo fidato consulente in questo viaggio. Questo spot è il tuo primo ospedale, cliccaci sopra per cominciare. Ok. Ma ne possiamo scegliere anche un altro? No, partiamo da questo. Sì. Inizia la tua carriera di direttore sanitario e impara le basi del mestiere creando il tuo primo ospedale. Vabbè, partiamo, dai. Oxport. Inizia così. Benvenuto nella contea di Chipotle. Sei pronto per costruire il tuo primo ospedale e curare un po' di pazienti? Esplora per prima cosa, magari vuoi dare un'occhiata in giro. Per esplorare, tieni premuto il pulsante destro del mouse, trascina. Vabbè, ok, usa i tasti, puoi anche usare zoom, rotellina, vabbè. Ok, sembra abbastanza facile, no? Sposta indicatore, fatto. Ok, la prima cosa di cui hai bisogno all'ospedale è l'accettazione. I pazienti si dirigeranno qui quando arrivano in ospedale. Costruiamo una scrivania d'accettazione vicino all'ingresso. Allora, oggetti, stanno qua. $1000, porca miseria. Dove la mettiamo? All'ingresso? Qua però, eh. Allora, cioè, qua da questa parte. Appena entrano... Oh, io direi di metterla davanti. Si può ruotare? Come si ruota? Vorrei capire come fare per ruotare. Ruotare gli oggetti con ZX. Ok. Io la metterei qua. No, ho sbagliato, eh. Che fanno? Il giro c'è la sedia. Allora, aspetta un attimo. Vabbè. Oggetti, accettazione. Pardon. Lo mettiamo qua. Clicca su assumi, poi su assistenti, seleziona un candidato. Per cui assumi assistente. Ozzy Hulk. Molto probabilmente vabbè, quello che guadagna pure di meno, sì. Assumiamo lui. Rilascia la vicina all'accettazione. Clicca sul pulsante sinistro del mouse. Ok. Ufficio del medico di base. Ottimo, prima di aprire ufficialmente ci serve l'ufficio del medico di base. I pazienti verranno al medico di base in ogni fase diagnostica. Il medico di base visita i pazienti e decide se sono pronti per la terapia o se hanno bisogno di ulteriore esame. Costruiamo un ufficio del medico di base. Costruire una stanza. Per costruire una stanza, clicca sul pulsante stanza e scegli una della lista.
con una stanza selezionata trascina una pianta del piano delle dimensioni appropriate, poi metti gli oggetti richiesti nella stanza. Vabbè, ok, quindi facciamo stanza, ufficio del medico di base. Trascina una pianta del piano minimo, poi posiziona porta, scrivania e schedario. Ok, allora ho capito come farla. Dove la vogliamo mettere? La possiamo mettere qua? Vicino alla finestra, va bene così. Gliela faccio enorme. Ok, porta qua, la scrivania gliela mettiamo qua e schedario qua. Penso a posto, no? Che ti manca? Posiziona porta, scrivania e schedario, poi clicca sul spunta verde. Ok, qua. Dottor Key, eccellente, ora ti servirà un medico per gestire l'ufficio del medico di base. Ok, quindi dobbiamo assumere un medico. Assumiamo medico. Abbiamo Penelope Mans, Nigel Chopper e Allison Acetone. E questo è quello che costa di più. Questi sono due scarsoni tremendi praticamente. Ma i soldi quanti ne abbiamo? 190.000. Prendo Penelope, dai. Devo metterlo qua dentro, penso. Ok, penso che abbasserò un po' il volume perché parlano in continuazione. Buone notizie, il nostro ospedale è aperto, stanno iniziando ad arrivare i pazienti. Dopo essersi registrato in accettazione, verranno inviati all'ufficio del medico di base per la diagnosi. Allora, momento, dobbiamo cambiare un po' le impostazioni audio perché mi danno un po' fastidio. Volume messo iniziale, la musica pure, effetti sali lasciamo, volume altoparlanti, volume del DJ. Il DJ non mi piace proprio sinceramente, vi dico la verità. Lista medico, ok, riprendiamo. Quindi vuol dire che zoom rotazione, per usare lo zoom automatico del mouse puoi ruotare la visuale, tieni premuto il pulsante centrale del mouse. Sta adesso inclina la visuale. Ok, tieni premuto il pulsante centrale del mouse e sposta su e giù. Seguiamo il nostro primo paziente. Non lo vedo arrivare, ti dico la verità. Allora, ok, così quindi posso anche dire. Eccolo qua. È arrivato in tassi? È una donna o un uomo? Sembra una donna. Ok, che mani che c'hai? Ok. Ah, qua posso seguire l'appuntamento ufficio umore, sì. Diagnosi felicità 0. Ah, che gli ha detto che sta morendo? Abbiamo diagnosticato il nostro primo paziente. Il medico di base ti ha inviato un messaggio. Consulta la lista dei messaggi in basso a destra. Ah, vedi. Dobbiamo costruire una farmacia per curare il paziente. Pure. I messaggi sono questi, secondo voi. Ma se ne va? Ah, come sta incazzato il medico? Allora, fammi vedere. Posto in arrivo. Farmacia richiesta. I nostri medici hanno scoperto una nuova malattia. Malta. La malattia si trasmette di frequente nei bagni e i medicinali moderni sono efficaci. A differenza del passato, quando doveva essere dolorosamente rimossa con un cacciavite. Il paziente ha bisogno di una terapia. Per curarlo servirà la farmacia. Per la questione della famiglia 7600. Fai aspettare il paziente. Rimetti il paziente. No, lo facciamo aspettare, scusate. Quindi dobbiamo costruire una farmacia. Costruisci una stanza farmacia. Ok, allora un momento. Posso mettere anche pausa, scusate, sì. Mettiamo pausa, quindi stanza farmacia. Allora, dove la mettiamo la farmacia? La mettiamo qua, che dite? Allora, facciamo così. Io la farmacia la metterei qua.
La facciamo anche bella grande. Ma però poi è brutto l'ingresso. No, non mi piace. Allora facciamo così. La metto qua. La farmacia la mettiamo qua. Porta la mettiamo qua. Miscelatore di farmaci. Ah, ok. Lo metto qua. Ok. Poi ci mettiamo un cestino. Una pianta gliela mettiamo perché è sempre meglio. Palo da barbiere, non credo che vada bene. Cane per le offerte, no. Stormo di oche nemmeno. Finestra, porta. Ah, un'altra finestra gliela mettere qua, guardate. No, qua. No, niente finestra, porta. Un'altra porta mettiamo qua, così si può. Porta. Le porte sono considerate utili per entrare e a volte uscire. Zero. Ah, non ne possiamo. Vabbè, quindi mettiamo questa. Ora dobbiamo assumere un infermiere, abbiamo detto. Ah, ma se Melanie Bob, nuovo candidato, 4 giorni. Ma questo sembra un uomo. Cioè, c'è il nome di una donna. Vabbè, sei una donna. Complimenti. Lavora in farmacia, perfetto. Arriva Malta, arriva gente. Ora abbiamo tutto necessario per diagnosticare e curare una malattia semplice. Vediamo se il nostro staff è all'altezza del compito. Ah, quindi così vi curate. Sì, cioè tipo roulette. Mamma mia, ma siete tutti quanti uguali. Siete bruttissimi. Questa che malattia c'ha? Pure questa c'ha una. Ma noi abbiamo beccato $5,000. Paziente curato, ben fatto. Abbiamo curato il nostro primo paziente. Ah, abbiamo guadagnato dei soldi. Quindi $5,000 sono i nostri. E la reputazione dell'ospedale è migliorata. E questo attira altri pazienti. Quando un medico o un infermiere tratta un paziente, la sua abilità influenza la propria. Vabbè, ok, alcune malattie sono più complesse di altre. Continua a diagnosticare e a curare i pazienti per aumentare i tuoi introiti. Così potremmo espandere l'ospedale. Che è successo? Un momento. Ok, la nostra reputazione è migliorata. La signora è abbastanza contenta, eh? Ma quanto è contento. Questo. Inserviente e manutenzione. Ora che abbiamo i macchinari costosi, dobbiamo provvedere al loro mantenimento. Pure si useranno e di tanto in tanto andranno riparati. Se un macchinario si deteriora, può incendiarsi. In genere gli incendi sono considerati dannosi per gli affari. Ma va. Assume un inserviente per la manutenzione dei macchinari. Già che ci sei, assicuriamoci di avere qualche sintomo nelle vicinanze. Ok. Quindi. Allora facciamo così. Metto un attimo in pausa. Assumiamo. Ok, posizioniamo. Allora, di qua. Posso modificarla? Sì. Mettiamo un estintore. Io l'estintore lo metterei qua. Mettiamo un altro estintore qua. E un altro qua. E poi dobbiamo assumere un inserviente. Ah, aspetta, no. Mi scordo sempre di fare sta cosa. Ok. Poi assumiamo un inserviente. Eccolo qua. Abbiamo Bill Codswallop, J. Leroy McDam, L. Ma porca miseria, che nomi. Aubergine. Allora, siete tutti uguali e brutti. Un inserviente lo mettiamo. Io sto prendendo gente un. Ma facciamo prendere Bill Codswallop, il ragazzo che la porta accanto per sentirsi meglio, ruota su se stesso, non ci vede più dalla fa. È una persona dubbiosa, irritabile, vive male l'andare in panetteria. No, prendiamo questo, dai. Dove lo metto, a caso? Oh, che salti che hanno fatto! Dove cavolo andate, raga? Porca miseria. Diagnosi? Ok, felicità?
Mantenere felice le persone. È importante mantenere felice staff e pazienti per assicurarsi che l'ospedale funzioni senza problemi. Col passare del tempo, i pazienti si annoieranno, avranno fame e sete. Ah, quindi assicurati che tra un appuntamento e l'altro abbiano accesso a intrattenimento, cibo, bevande e una seduta comoda. Se diventano infelici, se ne andranno in un altro ospedale. Ah. Due panche dobbiamo. Allora, momento, mettiamo un attimo in pausa, se no qua commettiamo le due. Dobbiamo mettere due panche. Posizionare una polta de pliant che non so cosa sia. Posizionare un distributore di bevande, posizionare un distributore di snack. Allora, due panche, quindi andiamo in oggetti. Panca. Ma non c'è una cosa un po' più comoda, no? Li voglio fare stare comodi, no? C'è un flipper? No, panca, mi dispiace, ragazzi. 100 dollari è quello che ci possiamo permettere. Non lo possiamo mettere nella stanza? Ma sul serio, veramente? Ah, quindi dobbiamo metterlo qua. Allora, io metterei una panca qua. Un'altra panca, abbiamo detto che qua dentro non la possiamo mettere, vero? No. No, dentro non si può mettere, quindi un'altra panca la metterei qua. Un'altra qua. E un'altra qua, tipo sala d'attesa. Poi una porta dépliant. Cestino, estintore. Porta dépliant, contiene utili. Ah, dépliant nel senso di. Ah, non capivo, pensavo che fosse tipo quella girevole, non avevo capito. Mettiamo qua? Non la mettiamo qua. Aspetta, io la metterei una qua così copriamo anche un po' la cosa che fa schifo. Poi posiziono un distributore di bevande. Abbiamo palo da barbiere. Offerte, stormo, sedie di vimini, scatola d'immagini, tappeti, là, distributore di gomme da masticare, snack e carne? Penso sia questo? Sì. Allora, dove lo mettiamo? Io lo metterei qua. Però è tutto accavallato, però è abbastanza grande, quindi dove cavolo lo possiamo mettere? Io lo metterei qua, vedete. Anche uno basta, penso. No, abbiamo sbagliato, non è quello che vuole. Aspetta, raccogli, vendi. Ok, lo vendiamo. Non era questo che voleva. Snack carne, no. Jukebox, papera, grammofono, panca. Dove cavolo sta? Scusate. Distributore di bevande. Non lo trovo, accettazione panca, ah, eccolo qua. Lo mettiamo qua, distributore di bevande. È enorme, eh? E poi uno di snack, eccolo qua. Di solito stanno vicini, quindi fare così, guarda. Giusto per. Ci mettiamo anche, sapete cosa? Una bella piantina. No. Cestino, no, cioè, voglio il sacchetto della spazzatura, cestino, ecco io. Così facciamo le cose per bene, no? Però non ci hai fatto fare la cosa di qua. Vabbè. Posso andare avanti? No, oh, che vai? Continua, continua. Ho sbagliato, penso. No. Abbiamo dei messaggi. Comando oggetti, ruotare un oggetto quando. Ok, reputazione ospedale. La tua reputazione. No, posso ne arrivo di qua? È questo, penso. Elimina un oggetto quando hai agganciato un oggetto. Clicca il pulsante destro del mouse per eliminare un oggetto. Vabbè, sì, questo abbiamo capito. Reputazione ospedale. Ospedale. La reputazione ospedale aumenta per ogni paziente curato. Non ho capito, però. Li ho letti tutti i messaggi, sì. Forse ne arrivo è questa, eh. Ok, la reputazione sì. Ok. Questo lo vedo abbastanza contento, eh. Vediamo se lo è, e infatti è contento. Allora, stiamo funzionando bene. Qua non ho capito che c'è. Energia, staff e pause. I membri dello staff si stancano quando lavorano.
Se ad un certo punto, andando in pausa, una stanza dello staff di autorità rilassasse, un'altra stanza al lavoro stimolante, anche bibite e snack contribuiscono a mantenerli soddisfatti. Se aumenti le dimensioni di una stanza e la riempi di oggetti interessanti, sarà considerato più prestigiosa. Le persone che usano una stanza di prestigio saranno più felici. Ah, allora abbiamo fatto bene a mettere le piantine. Stanza dello staff sbloccato. Allora, un momento. Costruisci una stanza dello staff. Allora, abbiamo detto stanza. Costa un capitale. Lo staff si rilassa quando stacca dal lavoro. Allora, dove la mettiamo questa stanza? Perché sinceramente la voglio fare grande e voglio naturalmente che si diverta. Questa la metto qua, guarda. La mettiamo qua. Ci mettiamo qua la porta. Divano addirittura. Ah, ok. Poltrona, sedia. Io metterei un bel divano qua. Ok. Poi che ci mettiamo? Sedia vintage? No. Triangolo, tavolo da triangolo? No. TV vintage? No. Distributore di bevande, distributore di snack, un cestino, cestino estintore. Ah, estintore ce lo mettiamo. Lo mettiamo qua. Console musicale. Vabbè, console musicale va bene, no? Mettiamo qua. Ok. Paolo a barbiere, no. Cane per offerta, no. Stormo di oche, nemmeno. Ma ci metto pure un flipper, vai. Penso che può andare, no? Ok. Messo la musica, il flipper, penso che può bastare. Aspetta, ci volevo mettere anche personalizza, in che senso? Ah, vedi. Decorazioni, ah, ancora non le possiamo mettere, 100.000 K, quindi ancora non lo possiamo fare. Vediamo se però posso fare. Gli voglio mettere anche una piantina, armadietto, finestra, porta, divano, poltrona. Metto qui un'altra poltrona, eh? Mi voglio rovinare. Non c'è la, c'è la pianta. La piantina la mettiamo giusto per coprire l'estintore che fa schifo, eh. Dai. Mi sto danneggiando. Ok, dobbiamo andare avanti. Reputazione livello 2. Staff, il personale si recherà nella stanza dello staff quando è in pausa. Riempi la stanza di oggetti interessanti per aiutare. Poltrona, poltroncina, flipper. E che puoi posizionare un membro del personale dello staff per fargli fare una pausa o metterlo in una stanza di lavoro per farlo lavorare lì. Per accogliere un membro del personale tieni premuto il pulsante sinistro. Ah, ok. E chi prende questo per l'accettazione, no? Ok. Lavoro sporco. Bibite e snack sono ottime per mantenere felici le persone, ma se non ci sono cestini, li ho messi i cestini. Possono produrre spazzatura. Già che ci siamo, staff e pazienti si innervosiscono se non hanno accesso ai bagni. Ah, è vero, il bagno. Magari potresti investire in sanità e di qualità. Gli inservienti penseranno a rifornire i distributori automatici, raccogliere la spazzatura, svuotare i cestini e sturare i bagni. Gli inservienti. Quindi dobbiamo fare un bagno? I cestini li abbiamo già messi. Dobbiamo costruire una stanza bagni. Un momento. Allora, stanza bagno. Ma quanto costano sti bagni? Allora, il bagno come lo facciamo? Ma soprattutto dove lo facciamo? Allora, aspetta un attimo. Non lo farei tanto lontano, il bagno. Lo facciamo qua il bagno? Sì, lo faccio qua. Lo facciamo qua. Ok, sì. La porta. Che è sto coso? Forse deve essere un po' più grande il bagno. Ma è unisex? Cabina bagno. Perché cabina bagno? Ok. Ma quanti bagni devo fare? Ah, allora è piccolo. Allora, aspetta un attimo. Vorrei cambiarlo un attimo. Allora, come si fa?
No, allora aspettate. Facciamo così. Così penso che mi permetterà di cambiarlo. No? Così sto cancellando. Ok, così aggiungo. Aggiungi stanza, sì. Ok. È enorme però così, eh. Allora, facciamo così, le metto. Allora, così. Il problema è la finestra. Vorrei togliere la finestra. Allora, questo. Ok. Io vorrei togliere la finestra. No, aspetta, ho sbagliato. La finestra non si può togliere. Allora facciamo così. Cabina bagno. Ne mettiamo un altro di qua. Ok. I cestini costruisci la stanza. L'abbiamo messa. Due bagni l'ho messo. Ok. Qua ci mettiamo il lavabo. Ok. E poi ne mettiamo un altro qua. E un altro qua, ok? Ora basta che stiamo un po' esagerando. Un cestino lo mettiamo e poi ci mettiamo pure le strinture. Ok? Cioè, tre bagni ho messo, unisex però. Pianta, no, perché sennò. Oh, Paolo, barbiere, fantastico. Penso che dovremmo essere tutti contenti adesso, eh? Sì. Vediamo un po'. Mi fa sempre un po' impressione questa diagnosi. Ma questa sta. Dove sta quello l'inserviente? Ulteriore diagnosi. Ci sono arrivate segnalazioni di nuove malattie in città. Porca miseria. Potrebbero essere più difficili da diagnosticare. Addirittura potrebbe essere necessario costruire una nuova sala diagnostica. Se un medico di base non è sicuro, invierà un paziente per ulteriori analisi. Diagnosi generale sbloccata. Ma questo sta ancora qua, questo. E basta, eh. Livello dell'ospedale. Espandendo con più stanze e stanze, il tuo livello aumenta. Ok. Un ospedale più grande attira un maggior numero di pazienti. Più l'ospedale è affollato, più le cose inizieranno ad allungarsi. Per gestire i pazienti, in più potrebbe essere necessario costruire più uffici del medico di base e altre stanze, assumere più staff. Fai attenzione agli avvisi di coda sulle stanze. Puoi anche passare su una stanza con il cursore per evidenziare le persone in fila. Non ci stanno persone in fila. Voglio capire un attimo se c'è ancora questo che sta qua dentro. E basta. Stai un po' esagerando, eh? Basta. Dai. Questo non fa più niente. Allora, momento, eh. Questo che cavolo è successo? Ok, informazioni morale. Allora, questo che sta facendo qua dentro? Appuntamento ufficio del medico di base. Abbiamo esaurito i tipi di diagnosi su un paziente e non sappiamo ancora come curarlo. Ci servono altre sale diagnostiche. O il paziente se ne andrà. Ah, ok. Altre sale diagnostiche ci servono. Diagnosi generale. Ok, allora vediamo di farne un'altra. E dove la potremmo fare questa stanza? La facciamo qua, che dite? Io la facciamo qua così. Occupiamo anche tutto lo spazio. Ok. Porta la mettiamo qua. Allora, questo. Ok. No, girami di qua così abbiamo una buona visuale. Ok. Ah, lettino. Mettilo qua, vai. Schedario glielo mettiamo. Pure la bilancia. E un cestino, vai. Ti metto un cestino qua. E le strinture. Pianta niente. Porta a livello ospedale livello 3. Ok. Penso che ci siamo, no?
Ma infatti il livello dell'ospedale è aumentato, continua a ingrandirlo per attirare altri pazienti e membri dello staff. Ok. Oh, l'ospedale l'abbiamo fatto abbastanza. L'unica cosa che ancora non mi è molto chiara. Questo sta da 2 ore qua dentro, vedete? Allora. Tratti, rubacuri, morale, informazione, sì. Se tipo lo voglio spostare. Ok. Perché vedete che fa? Se ne torna un'altra volta qua dentro, perché? È in pausa. Scusami, sta in pausa da 20 minuti. Reparto sbocchiato, ok. Notizia flash, c'è una nuova particolare malattia in città. Cefalea a bulbo. Per affrontarla serviranno nuovi costosi macchinari. Continua a espandere l'ospedale per sbloccare la stanza per le terapie. Potresti anche aver bisogno di un altro ufficio del medico di base e di un altro staff per gestire le cose. Ok. La signora si è innamorata, ma di chi? Ma dobbiamo aumentare il livello e qua l'abbiamo capito. Io continuo a non capire una cosa. Questo che sta qua dentro. Dobbiamo costruire 2 stanze ufficio del medico di base e quest'altra cosa. Vabbè. Io direi che questa prima parte la possiamo terminare qui. Metto un attimo pausa. Mi è arrivata una reparto richiesta. Ok, reparto richiesta. I nostri medici hanno scoperto una nuova malattia. Allettamento. Una preoccupante deformazione del volto causata dal dormire in posizioni strane. I medici consigliano di utilizzare sempre un goniometro da letto per controllare gli angoli del sonno. Il paziente ha bisogno di una terapia per cui la costruzione costerà 7500. Cosa vuoi fare? Cosa possiamo fare? Io direi di farlo aspettare, perché secondo me lo possiamo sicuramente fare. E lo costruiamo naturalmente. Vabbè ragazzi, questa parte la terminiamo qua. Ma naturalmente se vi fa piacere possiamo portare una serie. Oppure il gioco sembra abbastanza divertente. Però dobbiamo vedere poi quando le cose si rendono complicate come andrà a finire. Scrivetemi sotto nei commenti se conoscete il gioco. E naturalmente come al solito video passiamo un super commento, un bel mi piace. Ci vediamo se non possibile. Bye. Thank you.